Buongiorno a tutti, siamo in collegamento dalla libreria Mondadori di Alessandria, in collegamento con l'autore e amico Luca Cozzi, di cui ricordo che è appena uscito l'ultimo libro, Le radici del male, che è la quarta avventura del suo personaggio seriale Luke McDowell. E quindi questo è un libro che trovate qui alla libreria Mondadori di Alessandria. Ma oggi non parliamo del libro di Luca Cozzi, di cui abbiamo già parlato la settimana scorsa, parliamo invece di un autore francese che si chiama Michel Bussy, del suo ultimo libro, Usciti di Senna. Michel Bussy è un autore importante anche qui da noi, molto importante in Francia, dove è, credo, l'autore più venduto di thriller. E questo è il suo ultimo libro, il titolo è Usciti di Senna. Luca, introducici il libro di Bussy. Sì, è un libro che mi è piaciuto molto per lo stile efficace che adotta Bussy e per il modo con cui l'autore riesce a intricare la trama giocando con i personaggi, con i loro risvolti e naturalmente con quanto accade. Il libro è ambientato nel 2008 a Rouen, in Normandia. Va detto che Bussy è di quelle zone, è della Normandia, e ha ambientato molti, dei, se non tutti, i suoi romanzi in Normandia, appunto. Nel 2008, durante l'Armada, una delle edizioni dell'Armada, che è un ritrovo di velieri, una parata meravigliosa di decine, se non addirittura mi sembra siano 100 velieri, c'è anche la nostra Amerigo Vespucci, è un evento che esiste davvero, che si svolge ogni 4-5 anni. Durante questo evento del 2008 avviene un omicidio. Un marinaio di uno di questi velieri viene trovato assassinato. E da lì inizia questa avventura che coinvolge i vari personaggi, il commissario Paturel, Malin, che è una bella, avvenente giornalista d'inchiesta francese, e altri insomma personaggi che ruotano attraverso intorno a questi eventi. Ma dunque, a me il libro è piaciuto molto, mi è piaciuto anche molto un flashback iniziale, come spesso succede nei film, e come in qualche modo hai tecnica che hai utilizzato anche tu nel tuo penultimo libro. C'è una scena iniziale che si riferisce a 25 anni prima, che poi dà il senso a tutto il dipanamento della trama. E la scena iniziale, ne accenno soltanto, e insomma si tratta di un'alba su una strada provinciale, c'è un'auto che addentra nella campagna, nei dintorni del grande fiume, dentro ci sono papà, mamma e figlia piccolina, e vanno a immergersi nelle acque della Senna, o meglio lui, il papà, è un subacqueo professionista, una ragazzina che ha poco più di 10 anni, sta imparando e si immerge anche lei, le piace molto. Arrivano al punto designato, la mamma di solito aspetta sulla riva, loro si immergono, la mamma ha un brutto presentimento e dopo un po' riemergono. La mamma non c'è più sulla riva e i due, papà e figlia, vanno a cercarla dove sia la mamma. E a un certo punto il papà, cercando nella campagna, il papà non riesce a proteggere la vista della figlia e ritrovano il cadavere della mamma nell'erba, in una pozza di fango e di sangue, con un enorme buco nella pancia, morta. Fine del flashback, e poi inizia la trama. E insomma, alla fine, solo alla fine, queste due storie si collegheranno. E devo dire, a me come stile non particolare, stile di scrittura non particolare, mi è piaciuto molto, in particolare il fatto che
andando avanti nel libro, la tensione del racconto risulta sì dall'intreccio del romanzo giallo, ma risulta anche dall'intreccio di un romanzo d'amore tra la protagonista, Marine, la giornalista, e il Belfusto, che è l'organizzatore dell'evento, di questo evento che è l'Armada. E uno alla fine, fino alla fine, cerca il punto di collegamento tra le due storie, e il libro si fa anche leggere per, non solo per andare a vedere che fine fa la trama del thriller, ma anche per vedere che fine fa la storia sentimentale, che è una storia, diciamo la verità, di sesso prima e gradatamente di sentimenti ai due, e uno vuole andare a vedere anche che fine facciano questi due e che cosa c'entri questa storia sentimentale con l'andamento del thriller. E c'è una bellissima scena, devo dire, mi è piaciuta moltissimo, in cui loro due vanno in ascensore e, insomma, il lettore sta cercando di capire cosa c'entra questo qui, questo Belfusto, con la storia del giallo che sta invece seguendo la giornalista. E lui d'improvviso schiaccia in ascensore il pulsante del fermo, e allora lei pensa, e il lettore con lei, ecco, e adesso succederà qualcosa di brutto e si capirà qual è il ruolo di questo signore all'interno della trama del giallo. E invece niente, buio, si capirà dopo che hanno fatto l'amore in ascensore. Ma sono due storie, quella del thriller e quella sentimentale, che si sfiorano, si intrecciano, ma insomma questo signore, la storia di questo signore e dell'amore nei confronti della giornalista non c'entra nulla col thriller. È questo, devo dire la verità, mi è piaciuto molto, l'ho trovato come se fosse l'ordito, o meglio l'ordito verticale e la trama orizzontale, che sostengono come storia del intreccio del thriller e intreccio sentimentale il tessuto proprio di tutto il romanzo, e lo sostengono in modo doppio. Il romanzo penso che sia molto ben costruito, mi è piaciuto molto. Sì, hai detto bene, secondo me Michel Bussy è un abile giocoliere, gioca davvero con maestria con le trame, con i personaggi, con i loro risvolti personali, psicologici, e riesce a creare proprio una trama e un ordito che poi rendono piacevolissimo il libro. Suggerirei ai lettori di non farsi trarre in inganno dal titolo Usciti di Senna, che rimanda a un libro di satira o comunque a un libro umoristico. Così non è, è un thriller con tutti gli ingredienti al posto giusto. Anche la copertina rimanda più a una commedia, ci sono sì figure che si accoltellano, però rimanda più a una commedia teatrale che non a un brillante thriller, lasciami dire, con dei risvolti anche noir. L'ultima cosa che vorrei dire ancora, è stato secondo me molto bravo e risulta, almeno a me è piaciuto, i risvolti, le riprese comunque storiche, qui lui rimanda alle imprese dei pirati normanni, dei pirati seicenteschi, quindi insomma ci sono anche dei risvolti, qualche aneddoto storico interessante, vero peraltro. Sì, c'è tutto un intreccio, peraltro un po' complicato dell'intreccio del thriller, insomma. E io invece volevo sottolineare un'altra cosa, che era, insomma, la ragazzina del flashback iniziale, che poi si ritrova alla fine del libro, si chiama Malin. L'altra protagonista... Malin è la giornalista. Esatto, l'altra si chiama Marine, no? Allora uno dice, insomma, sono due protagoniste femminili, come mai si chiamano in modo così simile? È un caso? Non credo che sia un caso. Non credo che sia un caso, e secondo me Bussy vuol dire in qualche modo che nelle storie tormentate dei suoi personaggi, tutti i suoi personaggi hanno tipicamente, sia i principali, sia quelli secondari,
una storia tormentata, personale, esiste un tornante della vita in cui uno o è traumatizzato o deve fare determinate scelte. Ed è un po', secondo me, insinua Bussy, un caso che uno si trovi a fare l'investigatore in una storia thriller e invece un altro si trovi a fare uno dei personaggi principali del thriller e non viceversa. Questa notazione letteraria l'ho trovata veramente molto fine ed è forse la cosa che mi ha fatto innamorare di questo libro. È comunque un libro che, di cui consiglio la lettura, perché l'ho trovato molto bello. Peraltro Bussy, Luca, è anche uno scrittore importante di thriller. Assolutamente, è il più venduto in Francia. Oltralpe è il più venduto in questi anni. Per cui è un libro di cui consiglio la lettura a tutti. Ringrazio te Luca, ringrazio tutti quelli che ci stanno ad ascoltare e do appuntamento alla prossima nostra tappa di questo nostro viaggio nel thriller. Buona lettura a tutti. Ciao.